Siamo qui per parlare del film The Two Popes, il film sui due papi, Papa Francesco e Papa Benedetto XVI, che è uscito alla fine dell'anno 2019, diretto da Fernando Meirelles e scritto da Anthony McCartan, basato su The Pope, dello stesso Anthony McCartan del 2017. Per storici, non solo storici della Chiesa, è un film interessante. Io direi da vedere perché consente di capire alcune cose. È un film che non è isolato eh, rispetto all'abbondante produzione cinematografica e televisiva sul Papato, perché dalla lezione di Francesco in poi nel marzo del 2013 si, si sono seguiti diversi tentativi. Di catturare per il grande schermo e il piccolo schermo la personalità di un pontefice dalla della biografia particolare ed esotica come Papa Francesco eh, rispetto ai predecessori, il primo Papa gesuita, il primo latinoamericano e il primo Papa che viene eletto dopo la dimissione del predecessore. Uh, eh, da de, de ricordare sono il film biografico di Daniele Lucchetti chiamata di Francesco del 2015 eh, il documentario di Wim Wenders, A Man of His Word del 2018 e poi vanno aggiunte ovviamente le molto popolari serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope eh, del 2016 e The New Pope eh, che è uscita pochi mesi fa nel 2020 che si inseriscono nel tentativo di dipingere Cinematograficamente e televisivamente, questo attuale momento di transizione del Cattolicesimo che si caratterizza per una straordinaria concentrazione di momenti, di personaggi e di luoghi in Vaticano e nella Roma capitale, non tanto d'Italia, ma del Cattolicesimo globale. Ma che cos'è di particolare di two popes? È particolarmente interessante perché offre un tentativo riuscito di unire eventi biografici realmente accaduti con intuizioni di fantasia che spiegano una storia praticamente complessa e bisogna dire ancora non conclusa ora per storici bisogna essere coscienti che questo film appunto unisce eventi reali e eventi immaginati per esempio il lungo dialogo tra pa benedetto il cardinale Bergoglio, che intende dimettersi alla fine del 2012, questo lungo dialogo tra Castelgaldolfo e il Vaticano non è mai avvenuto, così come il film lo si ricostruisce, però sappiamo che Bergoglio intendeva dimettersi alcuni mesi prima del conclave del 2013. Un altro fatto storicamente non accurato nel film è quanto Benedetto XVI dice sul suo pentimento per la, la negligenza vaticana nel trattare lo scandalo degli abusi sessuali, in parte perché Benedetto non ha mai espresso un pentimento, ma anche perché Benedetto, in, in realtà, dal punto di vista storico, è il primo Papa dopo Giovanni Paolo II che prende delle misure vere sulla questione degli abusi sessuali commessi dal clero. Eh, e poi, ovviamente, Benedetto. E Francesco eh, non ha mai consumato un, un, una pizza insieme, né in piedi in Vaticano a due passi dalla Cappella Sistina, né, né, né tantomeno durante la finale dei mondiali di calcio Germania-Argentina del luglio 2014. E quindi perché è importante questo film, anche se alcuni episodi sono chiaramente non storici e sono immaginati, sono inventati. È importante dal punto di vista storico perché sceglie di dedicarsi a questa questione molto particolare che è la relazione tra il papa che si dimette e il cardinale che lo succede uh, ed, è, ed è importante perché non è un, una storia solo dei due personaggi, il papa benedetto che vuole dimettersi e francesco il futuro francesco quello che lo invita a a non dimettersi, e che sarà poi il suo successore, ma perché questi due personaggi catalizzano e eh, simbolizzano forze storiche all'interno del Cattolicesimo che rappresentano due anime diverse del Cattolicesimo, il punto del film che è importante e come storico della Chiesa, io lo trovo molto intelligente e molto profondo non è l'accuratezza storica degli incontri e dei dialoghi tra due papi, ma è la capacità di cogliere una straordinaria transizione di pontificato tra un papa che non muore ma si dimette e il papa che gli succede Francesco perché narra molto bene un qualche cosa che accade, o meglio non accade, il papa benedetto intende o dichiara di dimettersi, cioè di morire al papato e in realtà il suo papato, il suo pontificato continua in qualche modo perché un, un, una buona parte della Chiesa non riconosce pienamente quella dimissione e continua a vederlo come papa, che è una cosa che ancora vediamo a oltre sette anni dalle dimissioni eh, perché è una figura che ancora veste di bianco, che, ha, che ancora vive in Vaticano. Questo film è importante anche perché ha scatenato alcune reazioni all'interno del cattolicesimo, perché però ad alcuni è parso un film molto bergogliano e un film anti-Ratzinger, anti-Benedetto. A una, una prima visione, a una visione superficiale potrebbe essere così, nel senso che... Specialmente all'inizio del film, il personaggio di Josef Ratzinger, interpretato da Anthony Hopkins, si avvicina molto alla caricatura che si ha di Ratzinger benedetto XVI, uh, un papa sostanzialmente insensibile e impervio ai a, a scambi umani, a un certo calore umano che invece caratterizza pergoglio. In realtà. Con lo scorrere del film si vedono due personaggi molto complessi perché, alla fine, Benedetto XVI appare in una complessità umana maggiore rispetto all'inizio del film e che aderisce di più, credo, a un personaggio storico che non si può ridurre a una caricatura. Ma anche Bergoglio. Il Papa che vuole far ballare il tango a Papa Benedetto emerge con alcune caratteristiche, insomma, alcuni momenti non semplici eh, e non privi di ambiguità, come per esempio la parte in cui Bergoglio è il provinciale degli Gesuiti in, in Argentina negli anni '70 è una parte che mh, è inquietante e che fa capire bene come il pontificato di Francesco sia il pontificato di un sopravvissuto eh, alla sporca guerra, un sopravvissuto a, alle guerre intestine ai gesuiti dell'Argentina, alle guerre intestine, alla Chiesa argentina durante la dittatura eh, e, e il film accenna a un fatto importante storicamente per capire Papa Francesco, cioè il suo passato in Argentina fa sì che si conservi attorno a lui una certa leggenda nera di un Papa che finge di essere progressista, ma in realtà ha un passato conservatore che, che, che non è tanto passato. Quindi è un film importante perché, secondo me, rappresenta un certo momento della storia del cattolicesimo contemporaneo. Uh, ed è un film. Modo bello anche perché, si, perché trae giovamento dai, dai luoghi in cui eh, viene ambientato, luoghi che sono naturali, sono ovvi per le vicende che racconta Castel Gandolfo, eh, il Vaticano, ma anche l'Argentina, eh, non solo Buenos Aires, ma anche l'Argentina. Dell'esilio di, di Giovane Bergoglio. I, i, I luoghi sono molto simbolici: il dialogo tra Benedetto e Bergoglio inizia in un hortus conclusus sotto le finestre di, di Castel Gandolfo e poi si interrompe appena arriva il bosco che non ha una strada ben tracciata, insomma, e le vie dei due prelati si dividono um, è un film eh, delicato più, eh, eh, non è così vergogliano come com, 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 com pare e tutto il film si può racchiudere in questo tentativo di questi due uomini che si passano in un testimone uno all'altro e tutto il film è in realtà una lunghissima confessione reciproca tra questi due uomini molto diversi ma anche molto simili per destino e per quello che li aspetta, è un dialogo che alla fine porta alla riconciliazione tra questi due uomini e suggerisce una riconciliazione non solo tra questi due uomini, ma anche tra due diversi stili di chiesa che sono rappresentati da Benedetto XVI per il passato e di Francesco per l'oggi. E in un certo senso, come studioso del Decaturicesco, posso dire che questo è l'elemento meno realistico del film: nel senso che il pontificato di Francesco è un pontificato di un Papa che lotta ogni giorno per sopravvivere di fronte a un'opposizione che mai come in questi sette anni ha manifestato la volontà di. Delegittimare il Papa eletto, il Papa Francesco. In questo senso il film è molto più storico in quello che racconta che in quello che suggerisce. Perché, nel cattolicesimo contemporaneo, questa riconciliazione che si vede nel film tra cattolicesimo razzingeriano e un cattolicesimo bergogliano non c'è stata ancora, è una riconciliazione ancora da vedere. E in questo senso il film eh, è ancora più interessante perché apre degli interrogativi non tanto su quello che è stato tra quei due uomini, ma tra quello che sarà, tra due tipi diversi di Chiesa Cattolica.